Uno screening sierologico a tutto il personale sanitario per capire chi sottoporre al tampone del coronavirus perché potenzialmente positivo. Arriverà nei primi giorni della prossima settimana agli ospedali riuniti di Ancona la macchina per poter effettuare il test che attraverso un esame del sangue permette di individuare con un anticipo di 7 giorni la positività dei dipendenti. Un controllo in più dal momento che la normativa attuale non prevede di sottoporre a tampone gli asintomatici. Abbiamo noleggiato una macchina che farà degli esami sierologici, mentre i tamponi, quelli che abitualmente fanno le persone, sono di biologia molecolare, ma attraverso questi esami rivedremo l'IgG e le IgM che danno una è sostanzialmente uno screening, che quindi danno una significativa rilevazione dei positivi. Quei positivi saranno tutti sottoposti a tampone secondo il metodo classico, in modo tale da intercettare eventuali dipendenti, perché stiamo rivolgendoci ai nostri dipendenti, con il massimo anticipo possibile e soprattutto andremo a intercettare dipendenti asintomatici. La macchina utilizzata per effettuare il test permette di eseguire 1000 screening al giorno. Dovrebbero dunque bastare circa 3 giorni per sottoporre all'esame gli oltre 3000 dipendenti degli ospedali riuniti. Il test verrà poi ripetuto ogni 10 giorni. Attualmente lo screening verrà utilizzato solo per il personale della struttura ospedaliera, ma in base ai numeri di persone che dovranno poi essere sottoposto al tampone, si deciderà se allargare l'esame anche a chi non rientra tra il personale sanitario. Confidiamo di poter usare, diciamo, la massima accortezza per tutti i dipendenti, perché nei giorni scorsi sono partiti con la sottoposizione a tamponi anche altri laboratori. Ho in mente Ascoli, Pesaro e anche l'Istituto Zooprofilattico. Per cui la volontà è: partiamo con i dipendenti, ma se reside una capacità produttiva di tamponi, cercheremo di coprire il maggior numero di persone possibile.